di coniugare con l'arte e con la cultura, di far fondere l'arte, la cultura e la scienza, anche in questo caso, farla fondere con quella che è la speranza e la solidarietà, per fare in modo che chi ha bisogno, le associazioni che hanno bisogno dei fondi per poter fare quello che tu poco fa dicevi, possano continuare a farlo. Infatti lo scopo soprattutto è quello di fare raccolta di fondi, in questo caso a favore dell'Associazione Siciliana Leucemie, che in particolare il progetto per un sorriso, a cui accennavi tu, che è questo pulmino che serve per poter accompagnare i pazienti che devono farsi le cure oncologiche, accompagnati anche dai familiari, in tutti gli ospedali della Sicilia. Perché il suo sorriso, gli piaceva il folklore, molto affezionato e vicino a noi. E abbiamo fatto tantissime cose insieme, ci sarebbero molte cose da dire, però io adesso dico grazie Nino per quello che hai fatto nel nostro folklore, nella nostra vita, e a Gioia Samarea, grazie. Io voglio dire solo una cosa, il suo ricordo di quando lui la sera arrivava con quel sorriso, con quei tamburi sulle spalle, è indimenticabile. Non lo posso dimenticare. Anch'io dico grazie a Nino per quello che ha fatto, e niente, abbiamo vissuto la sua malattia, anche questo fa parte anche di quello che stiamo facendo stasera. Quando nel 2017 è arrivata questa bomba a Ciel Sereno, diciamo, anzi è un tono a Ciel Sereno, non è una bomba, noi siamo rimasti, quell'anno non abbiamo fatto spettacolo e non abbiamo fatto questo. Possiamo anche dire che